questa nuova inaugurazione alla Galleria della Via degli Artisti. Abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi da oggi fino al 10 marzo la mostra personale dal titolo Stanze della nostra bravissima artista Valentina Morelli. Ciao Valentina. Ciao Laura, grazie mille, grazie per la tua presentazione, sempre gratitissima. Che cosa ci vuoi dire? Al di là che sono qua a Viterbo e mi fa un immenso piacere. Perché tu da dove vieni, Valentina? Io ho la mia infanzia, la mia adolescenza, ho vissuto a Pomarzo. Per cui Pomarzo ho studiato a Viterbo, ho fatto il liceo artistico Duccia qua a Viterbo e poi ho proseguito gli studi a Perugia e sono rimasta a Perugia. E niente, per cui ritornare qua per me è un ritorno a casa. Quindi un ricordo Viterbo legato all'arte. Certo, anche perché nella mia vita poi l'ho abbandonata e l'ho ripresa in un'età importante. E l'ho ripresa disegnando, lavorando sulle donne. Tu sei innamorata? Io sono innamorata delle donne perché credo che abbiano tante sfaccettature. E le osservo, ma anche quando cammino per strada, nei movimenti, immagino i pensieri e le ho messe in un contesto che è il mio, è la mia diciamo, dimensione forse. E qui hai portato? Qui ho portato delle donne all'interno di stanze. Stanze perché nasce con, ora vabbè, non lo vediamo qua, con l'occhio, che è l'occhio del mondo, che ci osserva all'interno, è la terra che ci osserva all'interno delle nostre stanze e dice ma cosa diamine state combinando. Ma è un occhio tipo Grande Fratello? È un occhio tipo Grande Fratello che però ci guarda non applaudendo ma bensì con un attimo di paura, di sconforto, di non so spiegarti. Quindi ci guarda all'interno delle nostre. Ci guarda e sta pensando che stiamo facendo un disastro. Un disastro perché all'interno delle nostre stanze è vero che psicologicamente noi ritroviamo il nostro io, la parte più profonda, ma siamo all'interno, per cui all'interno noi usciamo con i social. E come usciamo? Usciamo nella maniera sbagliata, facciamo vedere tutto quello che non siamo in realtà, perché evidenziamo anche in questo che è un adolescente, no? Lei è molto truccata, molto messa in posa perché sì, all'interno delle sue stanze non fa vedere quello che di base non è. E questo è qua, quindi un mondo dell'apparire. È un mondo dell'apparire, è un mondo anche di consapevolezza perché nell'altra possiamo vedere il tempo che passa, è una donna più matura e questo ci turba perché poi alla perché fine. Hai fatto l'adolescente per ultimo? L'adolescente perché io ho sempre lavorato molto sulle donne indicativamente della mia età. Ok? Senti, sono molto contenta che la tua mostra rimanga nella nostra galleria proprio nel periodo della festa della donna. E questo fa piacere anche a me, fa piacere per questo, fa piacere perché poi dopo io non sono femminista, io sono per il giusto, molti mi dicono ma fai donne, perché fai donne? Faccio donne perché io sono donna, io la vedo dalla mia parte, non posso fare uomini, sì posso fare un bel uomo, posso fare la muscolatura, tutto quello che vuoi, ma poi alla fine la psiche conosco quella mia, l'anima è la mia, l'anima è delle mie amiche, delle persone che conosco, questo credo sia questo. Quindi ringrazio e invitiamo tutti a venire a visitare questa bellissima mostra perché merita veramente e grazie Valentina. Ma di cosa, grazie a te Laura.